Voilà ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qui su Ark Survival Evolved, nella mappa ragazzi Lost Island. Come sempre, prima di cominciare, vi ricordo che in descrizione ci potete trovare più di un link che vi permette di comprare questo gioco. In descrizione ci trovate anche i miei social e naturalmente se vi iscrivete al canale ricordatevi anche di attivare la campanellina per ricevere le notifiche ogni qualvolta carico un nuovo video. Apriti. Allora, dunque, andiamo a vedere il moscope, quello che ha trovato. Andiamo a vedere, è da un bel po' che è fuori. Ha trovato un po' di roba, diamo tutto peso, ha trovato un po' di fibra, altra fibra. Quanta fibra c'ha questo? Aspetta un attimo, quanta fibra? E lui è pieno di fibra. Allora, raccogliamo un po' tutto. Ok. Vabbè, ah. Non potrei mai svuotarlo completamente perché continua a raccogliere. Comunque, in pratica, il moscope più che altro mi ha raccolto un bel po' di fibra, a quanto pare. Cosa che non mi dispiace, ma ce l'avevo un po', ma va bene. Allora, un po' di paglia è sempre buona. Il resto lo andiamo a posare nel frigo. Dunque, raga, che si fa? Due sono le cose che potrei fare oggi. Ho pensato, o andiamo a cercare uno yutiranno, perché lo yutiranno comunque è un animale che serve, oppure torniamo a cercare qualche altro uovo di viverna. E stavo un attimo pensando alle uova di viverna. Perché? Perché abbiamo trovato una viverna l'ultima volta. Un uovo di viverna l'abbiamo trovato. Abbiamo fatto nascere una viverna, però c'era un problema. Il problema è che non è una viverna tanto buona, è una viverna così scarsa che mi serve proprio a poco, difatti non la uso proprio. E allora stavo pensando, a questo punto penso che un po' di viverne di uova saranno riapparse. Io ho pensato, andiamo a dare un'occhiata allora a queste viverne. Andiamo a dare un'occhiata alle uova di viverna, magari troviamo un bellissimo uovo di livello più alto. Se no andiamo a fare qualcos'altro ovviamente. Altrimenti si va a fare qualcos'altro. Allora, ci abbiamo il teletrasporto, quindi vado al solito posto, e cioè il vulcano. E andiamo a vedere se siamo fortunati, magari a... Magari, ero più fortunato nell'altra mappa, nella vecchia serie Ragnarok, ero più fortunato, riuscivo a trovare uova migliori. Cioè, più che migliori ne trovavo pure di più. Qua invece è un po' un problema. Che c'ho, i vestiti invernali addosso? No. Allora, e come sempre mi tocca trovare le viverne. Vabbè, le ho trovate. L'importante è che loro non trovano me. Andiamo a dare un'occhiata. Io vorrei tantissimo trovare, sapete cosa? Io vorrei tanto trovare un uovo di viverna elettrica di livello altissimo, tipo 180. Quelle sono micidiali. Quelle viverne sono micidiali. Speriamo che siamo un po' fortunati. Già che non ci sono viverne è una buona notizia. E cacchio, ho detto, mi rimangio tutto. Cavacca, sei accaldato? Ah, quello accaldato, quella mi apre in due come una porchetta. La porchetta si apre in due, raga, non lo so. Quella sputa veleno, li mortacci del veleno, fa male. Via. Porca miseria, avevo trovato niente ancora. Beh, me la devo togliere dalle calcagna. È un bel problema. Ok. Va bene. Vediamo di tenerci alla larga mentre che torniamo indietro. Beh, almeno una cosa positiva c'è. Non è più... Non è più là. Devo però un attimo far riposare sto poraccio. Allora, di positivo c'è che la viverna non è più qui. Mettiamo un po' di gamma, mi permette di vedere meglio le uova.
È accecante, però lì sotto mi permette di vedere meglio. Meno male che un po' gli ho fatto fare dei livelli a questo grifone, perché sennò era impossibile scappare. E lì c'è un'altra viverna, stiamo attenti. Oh, qua vedo. No, che schifo. Ah, no. Uovo di viverna di veleno, livello 50. Ma perché livello 50, che è un livello brutto? Livello 50? Di che livello era quell'altra? No, era peggio la viverna che avevamo preso la volta scorsa. Era peggio del 50. 16, 50, beh, meglio di quella che abbiamo preso l'ultima volta, però... Sinceramente, speravo in qualcosa di più. Magari un bellissimo livello 100, più che un livello 50. E beh, boh, male che va, pigliamo quella di livello 50, raga. Male che va. Anche se, beh, tanto per aggiungerla alla collezione, non per altro, Più per aggiungerla a quella che ad altro. Perché il discorso è semplice. Una volta che prendo l'uovo devo scappare, che tutte le viverne in zona si arrabbiano quando gli tocchi le uova. Quindi prima di prendere quell'uovo come magra consolazione, voglio assicurarmi che non ci sono magari uova più... Che cosa... Ma mi ha fatto caca sotto, brutto grifone. Pensavo, chi è che mi sta urlando contro? Ecco, non c'è niente qua. Ah no, no, ce n'è, c'è. C'è qualcosa. Ah, viverna di fuoco livello 50. Perché livello 50? E soprattutto perché volo così in alto io? Eh no, mi sa che più avanti si rischia. No, 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 così mi faccio vedere. Ma mi ha visto. Mi ha visto, porchetta due. Mi ha visto, vabbè, va. Andiamo a prendere quello, va. Che devo fare? Tanto, viverna di livello 50. Cioè, che cacchio è? Mi segue ancora? Che devo fare, raga? Ma dov'è l'uovo? Mo lo devo ritrovare, cavolo. Ah, eccolo. Viverna sopra di me. Allora, si deve fare una cosa, raga. Per evitare la mega fuga, facciamo una cosa molto veloce. Quindi, oh, raga, di meglio non ho trovato. E mi manca la collezione. Veloce. Ok. L'ho preso? Sì, meno male. Però cavolo, dai, perché non trovo uova buone? Tecnicamente, come troviamo i dinosauri di livello 150, dovrei riuscire anche a trovare le uova di livello 100 e passa. Ma non siamo fortunati, non le trovo le uova buone. Comunque col teletrasporto, vabbè, abbiamo, come dire, scampato il pericolo molto molto in fretta. Ora però c'è un problema. Dobbiamo fare il giochetto della volta scorsa. Per far nascere quest'uovo devo per forza fare il fuoco. Devo rifare tutto quello. Non ho scelta, perché come avete visto, se non mi chiudo, se non faccio le cose per bene, non funzionerà mai. Quindi diciamo, che cos'è questo? Va bene, andrà bene anche di legno. Un ingresso ci voleva. 11 magari, vediamo. Un ingresso, il tetto. Questi. Questo. Oh, magari stavolta non perdo tempo.
Magari. A meno che non lo faccio nascere qua dentro. Beh, dai, oh, spazio qui ce n'è effettivamente. Potrei un attimino chiudere una mini zona. Se chiudiamo qua dentro, così non mi metto a fare avanti e indietro, va. Allora, ma sì, dai, mettiamolo qua dentro quest'uovo. Lo faccio nascere in casa, come si faceva una volta. Quando uno dice l'hai fatto nascere in casa. Allora, numero 5. Dobbiamo chiudere in modo tale che il calore non si disperde. Se no, ci perdo tempo. Poi, prendiamo tutti i vari fuochi da campo. Allora, mettiamo il fuoco e la legna in tutti. Poi buttiamo per terra l'uovo e vediamo se siamo fortunati, perché sapete bene che il problema è il calore. Anche se la volta scorsa era proprio un uovo di viverna di fuoco, stavolta non è un uovo di viverna di fuoco, quindi magari sarà più facile. Ma comunque sia, vabbè. Diciamo che speravo tanto di beccare un uovo di viverna diversa. Magari un uovo di viverna elettrica avrei preferito. Però vabbè, dai, questa qui non ce l'avevamo. Poi livello 50 sarà sicuramente meglio di quella dell'altra volta, che forse che era, cos'era, livello 20, non mi ricordo. E mo speriamo bene. E mo se può solo sperare che qua dentro c'è caldo. Che dice? No, come troppo freddo? Ci metto la porta. Io là dentro ci stavo a crepare. Ce l'abbiamo una porta? Dovrei, ne avevo costruite tante. Com'è? L'altra volta andava bene. Troppo freddo. Come cavolo è possibile? Ma non ci posso credere, raga. Allora, ma lo fa apposta ogni volta? Ogni volta mi trolla? No, l'ho raccolto, vabbè, porca miseria, ogni volta. No, troppa poca legna. Mi devo muovere, che non è che c'è tanta legna qua dentro. Qua l'unico che ci scatta so io. Allora, oh, finalmente, incubazione. 1 minuto e 20 secondi. Togliamoci di qua prima che ci schiatto dal caldo. Allora, almeno, raga, ricaviamo qualcosa. Volendo possiamo tornare lì a prendere anche l'altro uovo. Va a finire che mi riduco con 3 viverne scarsette. Però sapete qual è il discorso? Se non tolgo le uova attuali, finisce che non appaiono uova migliori, no? Perché ovviamente se io le uova non le tolgo, giustamente le uova rimarranno sempre là. E quindi non ci avrò la possibilità di avere uova nuove. Quindi quasi che mi sento anche costretto a prendere quell'altro. E questa cosa un po' mi spiace. Cioè, non è che, no, nel senso, non mi va di ridurmi con viverne scarse più che altro.
ma purtroppo pare che non ho molta scelta. Comunque tiriamo fuori gli animali attuali qua, così magari gli do qualche punto, qualche livello. Intanto che mi deve nascere. Ah, qui c'è la viverna di fuoco, quella che è la più scarsa che abbiamo di viverna. Il giganotosauro. Ora tra un po' tutti questi mi fanno dei livelli. Vediamo se è nata, eccola. Vabbè, famo così, allora. Raccogli. Togli la pistola. Reclama. Vieni qua. Vabbè, tanto non ci muori di caldo, no? Allora, comportamento. Seguimi. Non finire nel fuoco, non vorrei che bruci. Ok. La piccola di viverna di veleno. La mamma era quella che ci stava sparando prima. Vuole passeggiare con te. Va bene, tanto c'ho l'imprinting altissimo, quindi la posso pure fare passeggiare dentro casa. E già che ci sto, famo pure i livelli, va. Lascia il fuoco acceso perché voglio andare a prendere l'altra viverna, quella di livello 50, anche quella di fuoco. Così già che ci siamo qui con l'incubatrice artigianale. Già che ci stiamo con l'incubatrice artigianale, raga, famo nascere pure quella di viverna. Però dobbiamo tirarla fuori da qui, perché sennò questa mi matura dentro casa. E sappiamo bene che una viverna dentro casa non ci entra. Oh, finalmente. Ma non è che sei tanto bella. Cioè, è bella, no? Nel senso, va, mette paura. C'ha gli occhi tipo, appunto, anche la lingua biforcuta, tipo serpente. E beh, giustamente, serpente sputa veleno, ovviamente. Allora, vuole latte di viverna. Noi usiamo il nostro trucchetto per fargli cambiare idea. Vabbè, la devo tirar fuori. Suona male. Allora, gli famo l'imprinting e poi magari tanto. Oh, voglio dire, è protetta. Lì c'è babbo, c'è l'amico. Ancora latte di viverna. Dai, cambia desiderio. Coccole, meglio. 43%. Ok. Vediamo qual è la prossima richiesta. Con l'imprinting al massimo ci guadagniamo. Se ho letto bene, l'imprinting gli aumenta a chi gli fa l'imprinting la viverna, come dire, aumenta le sue capacità. Cioè, io gli ho fatto l'imprinting, ricevo un bonus quando uso la viverna, mi pare tipo 30% di danno in più, qualcosa di simile. Allora, insomma, l'imprinting è importante. Prendersi cura quando è piccola è importante, perché ci fa guadagnare statistiche bonus. Allora, per ora c'ha 4000 di vita, che non è niente male, perché mi pare che questa viverna quanto ha di vita? A parte che non ha fatto manco un livello. Ecco, vedi, già questa viverna, vedi quanto è scarsa. 3000 di vita. Quella ancora è bambina e già c'ha più vita. 4000. Latte di viverna. Non ce ne ho. Certo, fosse stata una viverna di livello 180, 150, mamma mia, sarebbe stato un mostro. Speriamo che non vuole latte di viverna. Passeggiare con te. Va bene. Allora, vediamo di finire con questo imprinting. Intanto finalmente mi dà tutto danno, perché ho letto e abbiamo anche visto che dare salute non serve a niente. Quindi diamo tutto danno al giganotosauro. Tutto danno a te. Te non hai fatto manco un livello in tutto ciò. Niente. Allora, fatto l'imprinting? No. Deve continuare a seguirmi. Dai che devo andare a prendere. Ok, imprinting completato. Allora, diciamo che la devo far crescere. Famo così, va. Non mi va di farla crescere proprio qui. Preferisco farla maturare sul tetto. È un po' più sicuro che qua fuori.
Ok, la legna è finita, non importa. Va bene. Allora, andiamo a prendere l'altra viverna. E anche perché, come vi dicevo, raga, è importante per il fatto che altrimenti non appaiono uova nuove. Quindi, così come apparirà prima o poi un uovo nuovo dove abbiamo preso questa, prima o poi apparirà un uovo nuovo anche dove prendiamo l'altra. Ora, mi pento, ma torno esattamente dove ero prima. Sicuramente c'è una brutta viverna lì che ci aspetta. Sicuro c'è la viverna qui mo' incazzata. Però perdo il posto, a meno che non si è spostata. E è sopra di noi. Via, via, prima che me vede. Prima che me vede andiamo avanti. Cioè manca che me vede. Allora, quindi si torna qui. E l'unica cosa che possiamo fare è prendere quell'altro uovo. E poi speriamo magari tra un po' che... Speriamo che tra un po' appare un altro uovo migliore. Non c'è scelta. L'unica cosa che possiamo fare questa è togliere le uova attuali e sperare che appaiono uova migliori più avanti. Era, mi pare, da queste parti, no? Eccolo. Dobbiamo fare molto in fretta. Stesso trucchetto di prima. Pigliamo l'uovo e ce ne andiamo alla svelta col teletrasporto. Oh, tanto ce l'abbiamo. Lo utilizziamo. Via. Ok. Ok. Il modo più sbrigativo di togliersi dalle calcagna le viverne. Ce l'abbiamo ancora? Ce l'abbiamo ancora. Anche se stava messo male? Boh. Allora, teoricamente non dovremmo avere problemi perché... Oh, mi sa che... Anzi, mi sa che sto coso così com'è lo lascio. Perché tutto sommato, voglio dire, se ci stanno a nascere le viverne non vedo perché toglierlo. Mi sa che per ora questa incubatrice artigianale io me la tengo. Ok, allora, raga. Mi pare proprio che possiamo accendere l'inferno. Comincia a fare caldo. Pure la luce si è accesa qua dentro. Allora, l'ovetto lo mettiamo per terra. Ah, perfetto, funziona alla grande. A posto. E tra pochissimo, e tra pochissimo anche la seconda viverna di oggi sarà pronta. Viverna vuole essere nutrita a mano. Ma perché? Che sta perdendo l'imprinting? Aspetta, fammi capire. Perché vuole ancora attenzioni? In teoria non doveva volere altre attenzioni con l'imprinting al massimo. Ancora attenzioni vuoi? Com'è possibile? In teoria c'ha l'imprinting al massimo. Ah, cavolo. Ok, coccole. Imprinting 0%. Ok, meno male che ho controllato di più, va. Adesso penso che siamo a posto. Allora. Porca miseria, le fiamme dell'inferno. Allora, rimuoviamo la porta. Sperando che così non ho rovinato niente. Ah, ci siamo, eh? Ok, via questa. Ok, nuova viverna. Comportamento. Seguimi da vicino. Oh, tecnicamente non puoi bruciare nel fuoco. Sei una viverna di fuoco, eh?
Oh, c'è veramente tutta questa luce, cioè il gamma normale, c'è proprio tutta questa luce qua dentro. Mi acceca. Oh. Ah, forse abbiamo finito con l'imprinting, forse. Sì. Ok. Va bene, allora, raga, abbiamo tre viverne adesso in tutto, raga. Tre belle viverne, non del livello perfetto, ma speriamo che presto appaiano uova migliori, se non addirittura forse appariranno uova peggiori, ma speriamo di no. Va bene, ragazzi, allora, basta per ora con le viverne, anche perché ci vuole tempo prima che appaiano uova nuove, quindi nel prossimo gameplay penso che forse vado a cercare lo Yutiranno, vediamo un po' che cosa si può fare. O magari si crea un parcheggio per i volatili, che tra un altro po' non so dove mettere... Tra un altro po' mi conviene fare l'arca di Noè. Tra un altro po' mi serve l'arca di Noè. Veramente, l'arca di Noè. Con tutti gli animali che sto accumulando qua, tra un altro po' faccio l'arca di Noè per davvero. Vabbè, ragazzi, per ora concludo qui il gameplay. Spero vi sia piaciuto. Spero le viverne nuove vi siano piaciute. Ovviamente le dobbiamo mettere anche alla prova nel prossimo gameplay. Quindi non mancate, raga. Vi saluto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Ci becchiamo presto. Ciao, alla prossima.